Il Consiglio Comunale dell'Aquila ha approvato all'unanimità un ordine del giorno riguardante la definizione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, approvata dalla Giunta regionale. Il Consiglio ha chiesto formalmente al Sindaco e alla Giunta Comunale di attivarsi presso la Regione Abruzzo affinché promuova un confronto con tutti i portatori di interesse coinvolti dalla vicenda, volto a modificare e a migliorare una deliberazione della Giunta, prima che venga completato l'iter procedurale per l'approvazione dello stesso provvedimento da parte del Consiglio regionale. L'ordine del giorno parte dalla premessa che la delibera della Giunta regionale in questione, se approvata in via definitiva, trasformerebbe le tratte in autobus L'Aquila Roma e Avezzano Roma da servizio pubblico essenziale in servizio commerciale, escludendole quindi dalla contribuzione da parte del Fondo regionale trasporti. Linee di trasporto di carattere indispensabile ed essenziale per la città dell'Aquila, invece, a causa dell'assenza di collegamenti su rotaia verso Roma e in considerazione delle consistenti e stabili relazioni con la capitale, dovute soprattutto a tanti lavoratori pendolari e studenti che percorrono quotidianamente quelle tratte. Nel corso della seduta, oltre a vari consiglieri comunali, è intervenuto anche il consigliere regionale delegato ai trasporti, Maurizio Di Nicola, che ha spiegato i motivi che hanno indotto la Regione ad assumere il provvedimento, precisando che non c'è alcuna intenzione di mortificare l'Aquila e le aree interne. Il percorso del procedimento amministrativo è stato invece allustrato dal direttore generale della Regione, Vincenzo Rivera. Ha preso parola anche Andrea Piscitelli, direttore d'esercizio della Sangritana. Le ragioni dei lavoratori del servizio di trasporto pubblico della Regione, molti dei quali erano presenti nell'aula del Consiglio, sono state invece espresse da Rita Innocenzi, della segreteria regionale della CGIL, e da Domenico Fontana, segretario provinciale di FILT CGIL. È intervenuta anche la presidente del comitato dei pendolari della tratta L'Aquila Roma della Tua, Donatella Sarra. L'assessore ai trasporti del comune, Carla Mannetti, dal canto suo, ha avanzato numerose perplessità sull'atto della regione, invitando a mantenere la tratta L'Aquila Roma nel trasporto pubblico locale, se non altro per le corse che registrano la maggiore concentrazione di passeggeri.